Priolio, sindaco di Rodi, con il castello di Rodi che ci sta guardando, che è proprio lì dietro. Allora, a pochi minuti dal taglio del nastro, questi percorsi ciclistici Rodi, Alba, Grinzane, Cavour. Dal punto di vista roddiano, sindaco, il significato di questo progetto e di questa iniziativa che è partita? Noi abbiamo aderito a questo progetto che come capofila è il comune di Alba, dove la regione Piemonte ha finanziato 800 più 1000 euro per fare questo collegamento sia a Grinzane che a Roddi. Abbiamo avuto la possibilità di questo finanziamento all'80%, e per quanto riguarda Roddi è un collegamento importante proprio perché finisce l'anello della pista ciclabile che parte da Alba e viene a Roddi e va a innestarsi sulla pista già esistente, la pista ciclabile già esistente che passa sulle sponde del Tanaro. Assolutamente è un buonissimo prodotto che si va a consegnare ai turisti che usano la bici, e adesso sono tantissimi, anche perché questo progetto, questa pista si va a collegare con la pista già inaugurata della Bar to Bar, che porta da Roddi, porta i ciclisti, i turisti nelle Langhe. Ringrazio sicuramente Alba, Grinzane che hanno aderito a questo progetto. Oggi è un bel giorno, non solo dal punto di vista meteo, ma anche è una possibilità avere questo anello che ci inorgoglisce, e cercheremo di camminare, diciamo così, su questa strada per avere sempre più piste ciclabili da consegnare, da dare ai ciclisti che ci vengono a visitare, e adesso sono tantissimi.